Ciao a tutti, benvenuti, è mattina presto per alcuni di voi, quindi io sono Michele, oggi vi parlo di Git, per manager pizzaioli, nel senso che sarà un'introduzione molto molto lenta e con alcuni concetti solo base di Git. Li approfondiamo tutti quanti in dettaglio, è pensata per persone che non lo usano, che sono curiose, che non hanno sentito nominare, o per alcuni di voi che magari ne sono venuti in contatto, però sono rimasti scottati e hanno abbandonato l'impresa. Quello che vediamo oggi è un quick start, dove la parola importante è start, nel senso che l'obiettivo mio è che usciti da questo gazebo siate in grado, almeno quei 4 comandi base, ma di portarli a casa e di usarlo. Quindi non tutto Git, ma il necessario per partire e trarne almeno un po' di benefici. Le cose che vediamo oggi funzionano prevalentemente in locale, quindi non vedremo concetti più avanzati come usare repo remoti, condividere con altri sviluppatori, fare branch e merging. Quindi se qualcuno di voi ha già sentito parlare di queste cose, oggi non le vediamo, però rimanete qui perché ci sono almeno due punti che vi interesseranno più tardi. A parte questa introduzione base, vi darò un po' di materiale, siti, programmi, link, libri con cui approfondire questi temi usciti da qui. Quindi, partiamo subito. Quanti di voi hanno mai usato o sanno cos'è un sistema di versionamento dei file o dei sorgenti? Ok, più di metà. Quanti di voi hanno già usato Git? Di questi, chi lo usa ancora correntemente? 5, ok. Speriamo di riuscire a fare il miracolo. Allora, un sistema di versionamento o di controllo della versione è una scatola in cui voi mettete dentro sostanzialmente dei file, però potrebbe essere quasi qualunque cosa. Il sistema si fa carico di due responsabilità principalmente: tenere i file al sicuro per voi e tenerne traccia storica, quindi avere una cronistoria delle modifiche che fate ai file. Queste sono le due cose essenziali che un sistema di versionamento deve fare. Perché deve farle? Perché deve essere in grado di, o mettervi in grado, di fare una cosa semplicissima, cioè salvare e poter tornare ad un punto arbitrario qualunque della storia di quel file o di quel progetto o di quello che avete salvato. Se pensate che un lavoro di una piccola web app potrebbe essere qualche mese per uno o due sviluppatori, una cosa un po' piccola, facendo un esempio di sviluppo del software, potrebbe essere tenuto tutto nella testa di una persona, di uno sviluppatore. Se poi gli sviluppatori sono due, sono tre, il progetto diventa un po' più grande, il cliente chiede un'altra funzionalità aggiuntiva, il progetto diventa di 6 mesi, di 9 mesi, di 1 anno. Capite che avere la cronistoria, passaggio per passaggio, minuto per minuto, giorno per giorno, di quello che avete fatto, è importantissimo. Non so chi di voi lavori nel software, ad esempio, ma già sapere o ricordare che cosa si è fatto la settimana scorsa o il mese scorso è piuttosto complicato. Su un progetto magari che riprendete in mano dopo 1 anno o 6 mesi diventa quasi un miracolo. E quindi questa è la prima vera vantaggio e responsabilità che ha un sistema di versionamento. L'altro è funzionare come una sorta di backup, il che vuol dire che in una certa misura potete mandare ad altri, trasferire ad altri il contenuto su cui voi state lavorando, senza inventarvi pirotecnici escamotage tipo file Excel, zip mandati via mail, cose già viste, messe su una share, Dropbox e cose del genere. Okay? Il talk si intitola provocatoriamente per manager e pizzaioli, perché uno dei miti, secondo me un po' da sfatare, è che non solo chi sviluppa software può avere benefici da Git. È un po' più difficile per un'agenzia che fa grafica, per esempio. Ma, e lo vedremo tra qualche slide, è uno strumento estremamente potente Git, per cui qualunque necessità di memorizzare traccia storica di file o di alberature di file può essere messa dentro Git e potete trarne dei benefici, anche se non sviluppate software. Scusami?
Allora, lavora meglio con file testuali, quindi se salvi in file testuale, sì, perché lavora sulle differenze. Quindi è più efficace su file testuali. Ah, non l'ho detto all'inizio, gli argomenti non sono moltissimi, abbiamo fortunatamente un po' di tempo, per cui se avete domande non fate i timidi, fatele senza problemi. Lo gestisce, però chiaramente se tu prendi l'XML e lo risalvi con un timestamp diverso dentro, ma il contenuto di dati è uguale, la parte, diciamo, compressa diventerà completamente differente, quindi per lui ci sono troppe differenze e si risalva il file. Quindi non è che non lo può fare, è che è meno efficiente nel farlo. Ok. Quindi, qui riepiloghiamo un attimino. Primo, traccia le cambiamenti che fate al vostro progetto, dove con progetto si intende qualunque alberatura di file su file system, che sia sorgente OpenOffice piuttosto che firmware per un microcontrollore o una web app. Vi permette di collaborare in modo molto semplice e agevolato con altre persone. Perché? Perché dando i riferimenti del posto dove vengono tenuti questi file, che in gergo si chiama repository, voi potete semplicemente salvare il vostro contenuto sul repository e automaticamente tutti gli altri a cui serve possono attingere, portarselo a casa e lavorarci. Quindi non dovete più inventarvi cose esoteriche per scambiare i file. Tutto questo garantendo la cronistoria delle modifiche fatte e quindi la possibilità di tornare in un punto qualunque della storia passata. Veniamo al nome. Perché si chiama Git? Allora, forse qualcuno di voi lo sa, Git è stato inventato da Linus Torvald. Non occorre che presento Linus Torvald, credo. Giusto? Ok. Per ovviare a un problema che aveva lui, sostanzialmente. Il software che veniva usato all'epoca per versionare i sorgenti del kernel di Linux, quindi stiamo parlando di un progetto... Non so se sia il più grande, ma è sicuramente tra i più grandi progetti software che esiste. Il software che usavano era stato parzialmente reso closed source. E si sono arrabbiati in molti e lui ha deciso di riscrivere un suo sistema di versionamento che fosse affidabile, efficace per progetti grandi, che lavorasse molto bene in rete in modo distribuito, che fosse ottimizzato per lavorare in rete e anche offline. E l'ha chiamato Git. Git non è una bellissima parola, significa letteralmente una persona sgradevole, sciocca, incompetente, fastidiosa, senile, anziana, infantile. Quindi, e questo credo sia un po' in linea con il suo carattere o l'immagine che vuole dare di sé. Cos'è Git? Adesso cominciamo ad andare un po' più nel profondo. La definizione è ampia, ma prendiamo solo tre pezzetti. Allora, Git è un software libero e open source per la che gestisce il versionamento distribuito e che riesce a gestire qualsiasi cosa, dai progetti grandi ai progetti piccoli, con velocità ed efficienza. Parolone. Cosa vuol dire nel concreto? Le due cose importanti qui sono: Distributed Version Control è un sistema di versionamento, l'abbiamo visto un attimo fa che cos'è un sistema di versionamento, adesso però c'è una piccola parola in più ed è distribuito. Ci sono molti sistemi di versionamento, non tutti sono distribuiti. Il fatto che sia distribuito è una caratteristica fondamentale. Personalmente credo che sia la caratteristica principale di Git, il motivo per cui molti lo usano. Velocità ed efficienza sono altre due parole chiave. Perché? Perché è nato con questi due concetti in mente. Quindi può gestire progetti grandissimi in tempi molto rapidi. Cosa vuol dire? Vado un po' a memoria, quindi non prendete i numeri come super precisi, però all'epoca in cui è stato creato Git, fare la copia in SVN, che è un vecchio sistema di versionamento che veniva usato all'epoca per i sorgenti di Git, impiegava più o meno 30 minuti, 25 minuti, 20 minuti, un tempo enorme. Le primissime versioni di Git, per fare la stessa cosa, quindi avere una copia locale di tutta la storia dei sorgenti, ci mettevano 10 minuti, 12 minuti, 8 minuti, cioè era realmente
molto tempo in meno. Questo vi dà un'idea di come sia stato pensato, ed è andato molto meglio dopo. È stato pensato per lavorare in rete dal giorno zero, non è stato un add-on dopo. Quindi qualunque cosa viene fatta viene compattata, compressa, in modo tale che quando passa per il cavo di rete, per la vostra scheda wifi, sia il minimo numero di byte possibile necessario. E questo apre la porta a tutta una serie di collaborazioni tra di voi, o tra il vostro team, o se avete l'amico con cui state reversando il firmware di una stampante, tutto questo genere di interazioni possibili e molto veloci. È più conveniente usare Git che mandare una mail, metterlo su Dropbox, eccetera, eccetera. È notevolmente più veloce. Veniamo alle caratteristiche. Siccome è fatto così, supporta e propone come modello di sviluppo un modello di sviluppo non lineare. Cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è un punto iniziale del progetto e una serie di modifiche una dietro l'altra sequenziali. Ci sono dei punti del progetto in cui ci sono due o tre versioni differenti che possono divergere e rimanere sempre staccate, quindi voi avete nello stesso repository due o tre versioni del vostro software o dei vostri documenti, eccetera. Oppure possono convergere. Facciamo un esempio in un caso o nell'altro. State facendo un software, esce una nuova libreria per cui dovete aggiornare delle vostre routine interne. La versione vecchia è ancora in produzione o l'avete data a un vostro amico e dovete ancora tenerla, manutenerla. La versione nuova però non è compatibile con la vecchia. Quindi si biforca la storia. Da una parte c'è la versione 2.0, dall'altra c'è la versione 2.1. Esistono, coesistono, possono condividere dei file e voi avete un punto forte in cui è documentato il momento in cui avete fatto questa scelta e che modifiche ci sono state da una parte e che modifiche ci sono state dall'altra. Ora, vi ho fatto l'esempio con due, si chiamano branch, due rami, ma potete farne infiniti. Altro caso d'uso che poi prevede la convergenza del ramo diviso. Dovete realizzare un progetto per cui c'è una parte che sviluppate voi, una parte la sviluppa il vostro vicino di scrivania. Dividete la storia, voi lavorate sul vostro pezzo, lui lavora sul suo pezzo e quei due pezzi sono destinati a unirsi dopo. Perché si fa così? Perché altrimenti, mentre voi lavorate, il vostro collega deve costantemente prendersi i pezzi che state modificando voi e perde più tempo a allinearsi di cose che non gliene frega assolutamente niente probabilmente e viceversa. Quindi avere la possibilità di dividere la storia in 1, 2, 3, 4, 5 percorsi e tenerli separati, se volete, per traccia storica, oppure riunirli a un certo momento, è una cosa fondamentale. Questo significa, in parole più concrete, promuove uno sviluppo non lineare. Si può usare Git per uno sviluppo distribuito. Che cosa vuol dire? È una cosa che non vediamo oggi, però vuol dire che tutti quelli che usano Git, il vostro progetto Git, hanno l'intera e completa storia del sorgente, progetto, repository, eccetera. In parole povere vuol dire che non esiste un master, non c'è un nodo centrale che ha tutta la storia, tutti i nodi sono master. È un po', come dire, adesso va molto di moda blockchain, il concetto dietro blockchain è esattamente lo stesso, cioè è uno storage che è distribuito ed è distribuito nella sua interezza. Se ne brasate uno completamente o lo date a fuoco, ce ne sono comunque gli altri N che hanno l'intera storia. Quindi se il vostro portatile ve lo rubano o se il server aziendale viene hackerato e completamente sbiancato il disco, basta che uno solo degli sviluppatori abbia il progetto e quella è l'intera storia del progetto, quindi siete salvi. Vista in altri termini, significa che tutti i partecipanti ad un progetto hanno una copia di backup del progetto, quindi dovrebbero essere contenti i sistemisti. I repository possono essere tenuti sulla vostra macchina o possono essere pubblicati in modo molto facile su internet via protocolli assolutamente standard, FTP, SSH, RSync, HTTP oppure un protocollo speciale Git. In una qualunque di queste maniere è assolutamente indifferente. Che è veloce e scalabile l'abbiamo visto.
C'è una caratteristica che anche qui ricalca un pochino concetti che adesso sono andati molto di moda con blockchain, che è esiste in Git l'autenticazione crittografica della cronologia. Cosa vuol dire? Vuol dire che una volta che è stata pubblicata la storia del vostro progetto, non potete modificarla senza che qualcuno lo noti. Quindi, una volta che rendete pubblici sorgenti, documenti, file, eccetera, se li modificate, lo dovete fare in modo altrettanto pubblico ed esplicito. Non vuol dire che non si può fare, non è un sistema per, come dire, fare la fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, però è un sistema per fare in modo che se qualcuno che non siete voi vi cambia sotto il sedere un file, voi ve ne accorgete istantaneamente. Git se ne accorge per voi. Ok, ci siamo fino a qui? Good. Andiamo più nel concetto del sistema centralizzato distribuito. Questo è un vecchio sistema di versionamento del software che è centralizzato. Cosa vuol dire? C'è un server centrale che contiene la storia. Quando io accedo a questo server, mi porto dentro la mia macchina una versione del progetto, dei file o dell'alberatura. Non è detto che sia l'ultima, non è detto che sia quella più aggiornata, non so niente altro che il momento in cui ho tirato giù questa versione e ci sto lavorando. È tutto lì. Se non riesco a salvare su quel server, il lavoro che ho fatto non esiste. E finché non lo salvo, non esiste. E non c'è maniera di metterlo dentro quel server in altra maniera che non questa, punto e basta. In cosa differisce il sistema distribuito? Che c'è sempre un server centrale, ma è esattamente come una qualunque delle macchine dei partecipanti al progetto. L'unica differenza è che non ha una copia di lavoro dove i file sono estratti. C'è una cassaforte, ok, quella che contiene version 1, 2 e 3. Però, come vedete, chiunque partecipa al progetto si porta a casa l'intera storia del progetto e può fare un salto in qualunque punto a version 1, version 2, version 3, aggiungere altri file e fare version 4. A quel punto può condividere version 4 con gli altri e a quel punto gli altri possono prendere la version 4 e cominciare a costruire dalla version 4 in modo completamente trasparente. Non solo, in modo nativamente asincrono e offline. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io oggi sono qui e sto lavorando ad un progetto, faccio la version 4, 5, 6, 8, 20, a pranzo stacco, arrivo, vado, attacco la borchia di rete e committo e pusho e pubblico tutto quello che ho fatto. Non occorre che lo faccio momento per momento istantaneamente. Prendiamo l'esempio più estremo. Salgo in aereo, non ho connettività, posso lavorare, mettiamo che vado a San Francisco, 12 ore, scendo a San Francisco, sono jet lagged completo, però arrivato al primo hotspot wifi posso mandare in azienda o i miei collaboratori o i miei colleghi il lavoro che ho fatto, anche se non ho avuto connettività. Questo è permesso da Git e dal fatto che è un sistema di lavoro distribuito. Ok, la parte più noiosa è finita. Andiamo in quella un po' più pratica. Quindi Git ci piace, rivoluzionerà il mondo, l'ha già rivoluzionato in parte, lo voglio usare, come faccio? C'è un sito bellissimo, c'è per ogni versione, lo potete scaricare direttamente o se avete Linux o Mac, o ci sono già pacchetti fatti per le maggiori distribuzioni. Con Mac arriva già dentro senza problemi, quindi probabilmente nelle macchine che usate una versione di Git probabilmente c'è già e potete cominciare ad usarlo. Ok, Git arriva in piena filosofia Linux, però l'ha fatto Linus Torvald, quindi non è che ha pensato all'interfaccia grafica, ha pensato al tool per risolvere il suo problema. Gli client grafici ci sono, ma bisogna trovarseli a parte, scaricarli e trovare quello che A funziona, lo dico a scanso di equivoci, ce ne sono moltissimi, non tutti vanno bene, qualcuno è meno stabile di altri. Dovete fare un po' una scelta. Sono molto, si dice, opinionated, cioè non ne troverete due che hanno la stessa filosofia.
Quindi provatene un po', questo è il consiglio che vi do, e trovate quello che è a vostra misura. Non è necessario usare un client grafico, si fa tutto a linea di comando, a volte, anzi molto spesso è più semplice e più veloce fare tutto a linea di comando. Oggi vedremo quattro comandi. Se fai man git, vedi i comandi che puoi lanciare con git. Sì. Di questi comandi oggi ne vediamo quattro, quelli base. Meno di questi non è possibile. Ce ne sono moltissimi, anche cose esoteriche. Oggi vediamo solo quello che vi serve per andare a casa e cominciare ad usarlo. E poter dire alla compagna, moglie, amica, al bar o in una delle panche nei prossimi giorni, io uso git. Ok. Quindi avete scaricato e installato Git. Da cosa si comincia? Si comincia da fare git init. A cosa serve git init? E poi bisogna metterci una folder, è obbligatorio questo. Crea git questa folder, ci crea dentro delle strutture sub-e, dei subfolder nascosti, in cui andrà a memorizzare tutto quello che serve a git per lavorare. Quindi otterrete da fuori, guardandola, una folder vuota, ma è una folder dentro la quale potete lanciare tutti i comandi magici di Git. Questo è necessario. È necessario, e lo dico prima che qualcuno obietti, se cominciate un progetto nuovo. Questo parte da zero. Se dovete partire da un progetto che esiste già, il comando è tutta un'altra cosa, bisogna prenderlo da qualche parte e portarlo da voi, ma quello che ottenete è la stessa cosa che si ottiene qui. Ok, l'ABC è questo: si lavora su file. I file possono essere contenuti in cartelle, le cartelle in altre cartelle, qualunque tipo di file, non c'è nessun tipo di limite. Se sta nel file system potete metterlo dentro Git. Per memorizzare un contenuto in Git, le azioni da fare sono sempre due, i famosi comandi, add e commit. Adesso, pian piano, andiamo a vedere perché sono due e cosa fa un comando e cosa fa l'altro comando. Il primo comando dice a Git: ehi Git, questo file io lo voglio tracciare. Voglio sapere la storia, voglio sapere tutto quello che succederà a questo file nei millenni a venire. Se non fate questa azione, Git lo ignorerà. Perché è necessaria questa azione? Perché non tutti i file che voi avete sono meritevoli di essere salvati. Oppure voi stessi non volete salvare alcuni file. Facciamo un esempio concreto. Se state facendo un programma in C, i file binari compilati probabilmente non li volete, o i punto o gli oggetti intermedi che vanno al linker non li volete salvare. A meno che non stiate facendo un firmware per un POS, per cui devono essere certificati ai bit quello che va dentro il POS. Però questa è un'altra storia. Solitamente non tutti i file possono o devono venire salvati. Quindi, prima cosa, git add. Dite il file o i file, o potete dire git add punto, tutto quanto. E git si comincia a tenere traccia delle modifiche. Cosa vuol dire comincia a tenere traccia? Vuol dire che non c'è nessuna magia in Git. Git non è che ogni cosa che fate da quel momento in poi la salva. Non è un sistema di backup, è un sistema di versionamento. Questa distinzione è fondamentale ed è molto importante. Significa che siete voi a dover dire qual è il momento in cui volete fare la fotografia. Altro esempio pratico. Siete su una bellissima radura, c'è un orizzonte meraviglioso, avete la macchina fotografica è pronta in qualunque momento, con l'esposizione a posto, col diaframma, con tutto quello che serve per fare la foto, ma non continua a fare foto all'infinito. Siete voi che a un certo momento dite: bella questa luce, click. Ecco, click e git commit. Questa cosa è importante, non è un sistema di backup, è un sistema di versionamento. Siete voi a decidere se e quando versionare. Quindi non vi salva dalla pigrizia. Non è che cominciate un progetto, fate git init, fate git add tutto e il primo commit lo fate il giorno della consegna 6 mesi dopo. Ecco,
Non funziona così, perché avreste una storia di un singolo commit. A quel punto forse fare uno zip e mandarlo via Dropbox era meglio. Ok, quindi sì, la domanda la ripeto perché non si è sentita. Oppure dai, ripetila tu. Dico, alla fine del comando git commit non ci metti però il punto all'interno del folder, lo prende automaticamente tutto quel file che hai versionato per committarlo fuori, giusto? Sì, nella prossima slide vediamo nel dettaglio cosa fa git commit senza parametri, però la risposta è sì, sì, esattamente, sì, non serve dire niente altro. Come gran parte dei comandi Linux, git non fa eccezione, quindi vi dà un default, fa delle cose, poi ovviamente c'è una selva di meno m, meno p, meno z, k, q, p con cui potete cambiare tutto il comportamento, però git commit funziona, git add da solo no, perché dovete dirgli cosa, e git init senza la cartella non fa assolutamente niente, dovete dirgli questa cartella, la cartella si chiama Pippo e avanti così. Introduco qui un altro concetto. Prima abbiamo detto che c'è una sorta di marcatura crittografica della storia dei commit fatti che dà autorevolezza e consistenza alla storia di Git. Perfetto. Questo ha un prezzo, che non sono euro e neanche token. Il prezzo è che qualunque commit voi facciate, qualunque, dovete fare due cose: dire chi siete, una mail è sufficiente, e dovete commentarlo. Ogni commit di Git, ogni versione, ogni salvataggio fatto deve avere un commento ad opera di un autore, altrimenti non vi lascia committare. Quindi, per completare la risposta di prima, se tu scrivi git commit e batti invio, lui dice va bene, se hai già detto da qualche parte chi sei, se lo prende, se no ti chiede chi sei, e se non hai scritto meno m, questo è il commento più bello del mondo, chiusi apici, ti chiede, ehi, commenta. E se cerchi di fare finta di niente, dici salva il file senza vuoto, dice non posso committare se non mi metti un commento, ciao. Ok? Quindi queste due cose sono altrettanto importanti. Ok. Nella slide precedente c'erano i concetti di working directory, staging area e repository. Allora, il repository che cos'è? Partiamo dalla fine. Quando abbiamo fatto git init, nome della mia cartella, progetto fantascientifico, dentro progetto fantascientifico viene creata una cartella da git che si chiama .git. Lì dentro vengono memorizzati tutti gli oggetti finali, intermedi, tutto quello che serve a git per lavorare. Quindi quando fai git commit, che cosa succede? Git prende i contenuti che deve salvare, adesso vediamo come, e li memorizza nel suo formato dentro git, dentro .git. Quindi, cartella nascosta, voi non dovete metterci le mani, a meno che non sappiate molto molto bene cosa state facendo, e lì dentro accade tutta la magia, ok? Quindi, se ad un certo momento vi stufate e volete togliere git dal vostro progetto, non c'è un uninstall, cioè semplicemente andate lì, togliete .git, saluti e baci, avete solo l'ultima fotografia. Che cos'è la staging area? Che cos'è la working directory? La working directory è esattamente i file che avete sul vostro file system, né più né meno. Abbiamo visto un attimo fa che bisogna fare git add per usarli con git. Quindi c'è una zona intermedia tra la cassaforte, dove vengono versionati i file con il commit, e il vostro file system, dove alcune cose possono essere versionate e altre meno. Come si chiama questa zona grigia a metà? Staging area. È lì dentro. Quindi, quando voi fate git add, semplicemente mettete dei file nel vostro file system nella staging area. O più precisamente, dite a git che quei file devono essere tracciati e quindi appariranno nella staging area. Viene tenuto il contenuto che c'è al momento in cui li mettete dentro. Su questo ci ritorno tra un attimo, perché è importante. Una volta che sono nella staging area, voi potete fare git commit. Che cosa fa git commit? Prende l'intero contenuto della staging area
e ne fa una versione. Quindi, se non avete fatto git add e fate git commit, la staging area è vuota e git vi risponde: non posso committare perché non c'è niente da committare. Questo per i file nuovi. Se un file è già stato aggiunto 6 mesi fa e lo modificate, non occorre fare add di nuovo. È già nella staging area, perché è già uno dei file di cui git si fa carico di tracciare le modifiche. Quindi la versione da solo? No. Stesso concetto della macchina fotografica di prima. Non fa niente da solo. Ma a quel punto io gli dico: prendi queste modifiche e metti nella staging area. Devo sempre dire quali sono le modifiche che voglio che vengano tracciate. A qualcuno di voi potrebbe venire l'idea che è estremamente noioso, estremamente lungo aggiungere tutte le modifiche a git. Siamo partiti dalle modifiche di un file. In realtà, se voi fate git add tutto, punto, prende tutte le modifiche che avete fatto e le mette nella staging area. E a quel punto, se fate git commit invio, committa tutte le modifiche. Quindi, questo è quello che fate in genere. Realizzate una funzionalità, cambiate un documento, sostituite l'icona di un sito, lo fate, e a quel punto fate git add, git commit. 2 righe. Tan, versionato. Git predilige, come pratica di buon uso, fare tante versioni piccoline, con una sola, 2 modifiche al massimo, 5 al più. Non appunto il mega committone di prima, lavoro un mese, committo. Committo la versione di questa settimana, a meno che non usiate Git come strumento di backup, siete gli unici sviluppatori e lo fate solo nella vostra macchina. È lecito? Sì, è possibile, sì, ma dovete essere consapevoli che lo state usando come uno strumento di backup. Quindi possibile, non è quello per cui è nato. Ok. Questo riassume tutto quello che abbiamo detto sostanzialmente. Quindi, gli stati in cui può essere un file che aggiungete, i comandi che devono essere lanciati e i posti dove va. Staged sarebbe la staging area. Unmodified e modified sono quelli che ho aggiunto che non hanno ricevuto modifiche, quelli che ho già aggiunto e hanno ricevuto modifiche, e quelli untracked che non sono stati in nessuna maniera mai versionati. Quindi, se ho un file che non è mai stato versionato, devo dire git add e entra nella lista dei file che vengono monitorati da git. Se il file era già stato monitorato, può essere o modificato o non modificato. Se è già stato modificato, basta che con stage lo metto dentro la staging area e poi posso committarlo. Se non era stato modificato, nel momento in cui lo edito diventa modified e posso farlo entrare nella staging area. Una volta che nella staging area, io posso serenamente committarlo e ritorna non modificato per git. Ok? Ed è anche possibile rimuoverlo. Tutto questo è semplicissimo, però è un binario a senso unico che va verso l'infinito. Quindi voi committate, si aggiunge una versione, committate, si aggiunge una versione. Se fosse finita qui, sarebbe un po' pochetto. Quindi ci deve essere una mucca. Ci deve essere... Ok, hai ragione. Allora, mi mancava l'animale in sottofondo. Ci deve essere una maniera per sapere dove sono, che modifiche sono state fatte, che modifiche sono in corso di editing, e devo avere una maniera per tornare indietro nella storia, quindi tornare alla versione di 6 mesi fa. Perché è importante tornare alla versione di 6 mesi fa? È già 2 o 3 volte che lo dico. Perché? Potrebbe essere che il punto del progetto in cui lavorate non manifesti un'anomalia, ma si manifestava con la versione che è in produzione, che avete dato al vostro amico, ed è di 6 mesi fa. Come fate, se non con un sistema di questo tipo, a risolverla? Andate a quel giorno e cominciate a dire: qui si manifesta? Sì. Qui si manifesta? Sì. Qui si manifesta? No. Beh, da questo punto in poi non si manifesta più.
Quindi vuol dire che da A a B c'è il problema, vado lì a correggerlo. Tutta questa potenza non esiste o è molto difficile ottenerla con altri sistemi di sviluppo, di versionamento. Ok, se abbiamo tempo dopo vi faccio vedere git log, è un comando, e vi fa vedere l'elenco dei singoli versionamenti, dei singoli commit che vengono fatti, con nome, con l'identificativo, con il titolo, il commento, un po' di cose. E l'altro comando, git status, vi dice a che punto siete qui, cioè che cosa è contenuto nella vostra staging area. Con git status, git vi dice, vabbè, tu hai modificato, hai aggiunto, hai fatto delle cose, però per me, nella staging area, ci sono questi contenuti che se vuoi puoi committare. Se usate un tool grafico, questi due comandi non dovete mai usarli. Perché? Perché una buona parte, la stragrande maggioranza dei tool grafici, questi commenti qui ve li dà già, queste informazioni qui ve le dà già. Praticamente tutti i tool in commercio grafici, git log, ve lo fanno vedere nella schermata principale, cioè avete già in faccia tutta la storia dei commit precedenti. E d'altro canto git status ce l'avete, se non in una finestrella a parte o in un angolo della finestra principale, lo potete richiamare in una finestra secondaria, vi fa vedere file per file le modifiche che sono in corso di che sono nella staging area. Per cui quello che dovete fare con il tool grafico in genere è aprirlo, scrivere il commento e pigiare sul bottone grosso rosso che c'è scritto commit. Sì. Una buona parte dei tool è open source, però per onestà intellettuale devo dirvi che quella parte non va proprio benissimo. Ci sono nel sito, le slide saranno pubbliche, nel sito di Git, gitscm.org, c'è una sezione specifica con tutti i client grafici, che è queste schermate qui, sono quattro, ognuna di queste ha sei client, sono state prese stamattina da quella pagina, quindi i client ce ne sono tanti, ce ne sono più di una ventina, 25, ce ne sono anche per mobile. Sono tutti un po' diversi, alcuni sono puramente a pagamento, altri sono puramente open source, altri hanno licenze miste, per cui ve lo danno gratuitamente con tutte le funzionalità a patto che non lo usiate per scopi commerciali, poi sta alla vostra integrità capire cosa è l'altro. Però sì, per prendere un esempio, Git Kraken è free for non commercial, Smart Git è free for non commercial, $79 a utente. Ce ne sono altri tipo Git Extensions, per tutti i sistemi operativi è free. Tortoise Git è free, è solo per Windows, cioè ci sono le combinazioni più disparate, basta che trovate quella che fa il caso vostro. Ok, dicevo, questo è un esempio preso da un mio vecchio progetto. Questo client qui non lo uso più, ne uso un altro adesso, però questa immagine è significativa perché è chiara e quindi si vede molto bene su questo piccolo proiettore. E vi dà un'idea di che cosa fa il client grafico per Git. Anche se rischio di essere noioso, lo ripeto però, le informazioni che vedete qui sono tutte e solo le informazioni che potete ottenere da linea di comando lanciando git add, git commit, git status e git log, né più né meno. Quindi non è che è più figo avere il client grafico. Il client grafico fa esattamente le stesse cose che fate dalla command line. Quindi se usate molto strumenti visuali o usate Windows, per cui probabilmente il terminale siete meno addicted, va benissimo un client grafico. Se siete più a vostro agio con il client testuale, vi sconsiglio anche di installarlo quello grafico. Imparate quei 5 comandi che vi servono, 6 comandi che vi servono, e non ci sarà nessun client grafico che batterà la velocità di voi che digitate 4 testi sulla command line. Ma questo ve lo assicuro, scommetterci una birra anche. Ok, vediamo se c'è... Sì? Allora, questa è un po' più ingrandita. Questo che vedete qua sopra è l'esatto output di git log. C'è una sequenza, ognuno delle versioni ha un pallino, ogni versione ha un messaggio e di là c'è il mio nome e il mio riferimento. Okay? E questo è quello che esce da git log. Selezionando uno dei commit, qui sotto nella parte bassa vedete la diff, cioè
quali file sono stati cambiati e in cosa sono stati cambiati, e una serie di meta informazioni associate. Torno indietro un secondo, potete intravederlo qui sotto. Il client grafico vi dice la linea 36 è stata eliminata e sono state aggiunte la 36, 37 e 38. Eliminate in rosso, aggiunte in verde. È assolutamente un diff standard che vedete in qualunque IDE, che lo vedete in command line se fate diff, cioè non né più né meno. Ok. Perfetto. Vi ho annoiato da prima dicendo possiamo tornare indietro nella storia, ma come? Se io volessi tornare a... sì, qui, al 25 marzo del 2013 alle ore 20, 37 e 18 secondi, come si fa? Se volessi tornare lì, ho una maniera semplicissima. La maniera semplicissima è trovare, ed è qui, c'è scritto commit, c'è un numerone che è uno SHA, è un hash crittografico. Ogni volta che voi fate una versione su Git, Git per voi crea un numerino che è praticamente univoco in tutto il mondo, in tutti i progetti, in tutti i computer. Dico praticamente perché è statisticamente improbabile che ci siano due SHA identici. Questa osservazione mi è stata fatta l'ultima volta che ho parlato di Git. E quindi lo prendiamo per unico e univoco, anche se c'è una possibilità su credo qualche milione di miliardi che questa cosa sia falsa. La morale qual è? Prendendo questo numeretto qui voi potete fare un salto esattamente a questa versione. Ognuno dei commit che fate ha un numeretto che è univoco. Lo ripeto, se io prendo questo progetto e ve lo do a voi, voi potete usare lo stesso numeretto ed è praticamente garantito che quel numeretto è univoco anche sul vostro computer, è quello del vostro vicino di panca, è quello di tutti quelli che sono presenti al camp oggi e che non avete mai visto e conosciuto. Questa è la potenza di Git, permette di collaborare con chiunque in maniera completamente disgiunta. Ok, come si fa a tornare a quel punto della storia? Con questo comando, git checkout è il numeretto. Serve mettere tutto lo SHA con 64, 32 caratteri, eccetera? No, bastano i primi 5 o 6. Quello che accade un secondo dopo che avete lanciato quel comando lì è che Git prende il contenuto che c'era il 25 marzo 2013 alle 20, 37 e 18 secondi e ve lo mette nella vostra working directory pulendo la staging area. Quindi di fatto state facendo un salto indietro nel tempo in qualunque momento della storia del vostro repository. In qualunque momento della storia del vostro repository. Il che vuol dire che se fate solo un commit per progetto, o un commit al mese, o un commit alla settimana, è un po' complicato. Se ne fate 5, 6, 8, 10 al giorno, probabilmente con piccole modifiche siete anche in grado di dire voglio andare, adesso qui non ci sono le date, però, ah no, ci sono. Questo vi rende l'idea di, ad esempio, quanto spesso io. 17 gennaio, 22, 22, 22, 22, 25, 25, 25, 26, 4, 8 commit al giorno sono un numero ragionevole, anche se ci lavorate 8 ore. Vuol dire che mediamente ogni ora, due ore, dite ok, salviamo, sono arrivato qui. Sì? Dico, per essere sicuri, no? Se io volessi andare indietro di 10 giorni, sarebbe ideale fare un commit subito, ok? E così almeno mi salva anche attualmente lo stato. Ritornare indietro, vedere quello che magari le modifiche fatte e fare un salto in avanti. È corretto. Questa cosa ti viene naturale usando Git. Perché? Perché vuoi saltare indietro? Facciamo l'esempio del bacco di prima. Vuol dire che è arrivata la telefonata del cliente o del collega, adesso insomma facciamo un esempio business che è più semplice, che ti dice c'è questo problema. Da quel giorno è sparito, ma quel giorno c'è stato. Quindi tu sai benissimo dov'è il punto. Però cosa fai? Molli tutto? No. Finisci quello che stai facendo. Quindi
se finito quello che stai facendo sei abituato a committare ogni ora, ogni due, finisci quello che stai facendo, committi e non c'è neanche il problema. Lo dico qui, apro e chiudo parentesi, c'è un comando di Git apposta, poi se volete ne parliamo finito il talk, perché è un po' fuori dagli argomenti che parliamo oggi, che serve esattamente per fare quello che hai detto, senza committare, cioè congela le tue modifiche in una maniera speciale e puoi riesumarle dopo. E serve esattamente quando chiama il cliente e non puoi dire sì, no, ma aspetta 5 minuti che no, cioè devi mollare tutto e andare. Ecco, in quel caso lì c'è, ti aiuta, Git ti aiuta. Ok, il primo comando, git checkout version 1.3, che cosa vuol dire? Qui lo vediamo velocissimamente, è l'ultimo argomento che vediamo oggi. Questa cosa qui si chiama tag, ok? Voi fate una serie di commit, però ci sono dei punti della storia del vostro repository che magari meritano un'etichetta. Il tag è un'etichetta, né più né meno. Quindi nel repository, ad esempio, che abbiamo visto un attimo fa, io ho taggato il commit 4 prima rispetto a quello che stavamo vedendo con la versione 1.3, perché nel mio personale workflow, quando consegno una cosa al cliente, ci metto un tag. Ma non è detto che debba sempre essere usato così. Un tag è un tag, è un'etichetta. Potrebbe essere un momento intermedio del vostro sviluppo, potrebbe essere il momento in cui siete andati in ferie e vi è subentrato un collega. Un tag è un tag. È esattamente come l'identificativo SHA che abbiamo visto prima, 2, 6, 8, 2, D, eccetera, eccetera. Potete usare le etichette per saltare in punti della storia che vi sono interessanti. Sono delle ancore, sono dei link sostanzialmente. Domande, dubbi? Sì. Grazie. Il progetto GitHub che è passato a Microsoft funzionerà ancora? Ve lo dico a telecamere spente. Allora, il progetto GitHub come si dice, un account lì, però poi è passato a Microsoft e un attimino mi sono... C'è un po' di bias riguardo a Microsoft. Allora, in questo momento posso dire due cose. La prima è che ci sono clienti paganti su GitHub e chiunque abbia la proprietà di GitHub, che è un'azienda, dovrà onorare i contratti in essere. Fine della festa. Quindi c'è molto rumore, c'è abbastanza rumore attorno a questa cosa qui. Insomma, qualcuno sta cavalcando questa cosa. Microsoft è il male. Non lo so, non l'ho detto io, molti lo pensano, probabilmente è meno il male di una volta, è un dato di fatto, ha acquisito una società, come succede, nessuno si è posto il problema quando Facebook ha acquisito Instagram di fare la stessa domanda, perché chi se ne frega, sono immagini. Bravo, quindi se ne frega, lì ci sono i miei programmi. Esatto, allora questa è una riflessione magari più etica su che fine fanno quei dati e quella conoscenza. Sì, però questa è un'opinione, è un'opinione che è lecita, ma non è un po' fuori dal talk di oggi. È questo che... Allora, il punto su GitHub cos'è? È che GitHub è la piattaforma più grande che esiste per condividere progetti usando Git. Non è open source, non open source. È in larga parte per progetti open source, perché? Perché il modello di pricing di GitHub è, se è open source, è gratuito. Quindi sono finiti lì praticamente tutti i progetti open source, una buona parte. Ma questo è un dato di fatto. Una buona parte di... no. Alcuni dei progetti open source sono migrati in altre piattaforme, che si vedranno tra altre due slide. Quindi non c'è bene o male. Non... se un progetto è pubblico, anche se dietro ci fosse Oracle o Satana in persona, cioè è un progetto open source, è regolato da una licenza open source ed è stato messo su dei server che garantiscono un servizio. Poi uno potrebbe fare delle, come dire, sofisticazioni ulteriori per dire: io il mio progetto open source lo voglio mettere solo in una farm che garantisce green energy, perché sono open source. Vabbè, è lecito, però non è che tutti gli altri sono satanisti. Cioè. Quindi, GitHub, se volete fare progetti open source è gratuito, se no costa relativamente poco per i vostri progetti. Se non volete
non volete o non avete un server in casa, un sistemista che ve lo installa, o volete condividerlo con qualcun altro che non siate voi sulla vostra macchina, aprire un account qui e fare dei progetti è la maniera più veloce in assoluto, ok? Poi hanno una mascotte, il gatto Polipetto, che è bellissima, e l'interfaccia è, onestamente, è il top sul mercato. Cioè, è fatta bene, è studiata, fanno un sacco di... sono un colosso, fanno un sacco di studi di user experience, di qualunque cosa, ed è un ottimo prodotto. Anche industriale. L'alternativa è questa. In azienda noi personalmente usiamo questa. Non la versione a pagamento. Perché? Perché c'è una versione on-premise. Cosa vuol dire? Vuol dire che è open source questa cosa, una buona parte è open source, e la potete scaricare, installarvela a casa vostra su una macchina pubblica e farvi la vostra installazione, personalizzarla, cambiarci tutto quello che volete. Oppure, seconda chance, loro offrono questo servizio, cioè, esattamente come GitHub, pagate un account da loro, vi danno N progetti e la usate. Il fine qual è? A seconda della vostra misura e grado di nerditudine, no, voglio mettermelo a casa sul mio Raspberry perché è fighissimo così, a seconda del grado complicazione che volete, potete andare da GitHub a GitLab a installarvelo a casa, ma non avete scuse per dire non posso collaborare o usare progetti con altri. Ci sono tutti i tool per farli. Seconda cosa. Documentazione. Ci sono due testi che vi consiglio, sono entrambi gratuiti. Questo è linkato, se vedete, in Git SCM, quindi il sito ufficiale di Git. Non è enorme, però tratta tutti gli argomenti base, intermedi e anche qualcuno di avanzato. È spiegato molto bene, non è tradotto completamente, ma è una buona parte tradotto in molte lingue, tra cui l'italiano. Ci sono qualcuno dei passaggi ancora in inglese, però anche se non avete dimestichezza, almeno le prime parti si capiscono molto, molto bene. L'altro che vi consiglio è questo, però un passetto dopo. Questo testo qui parte dall'approccio opposto a quello che vi ho proposto io oggi, cioè non da Linux, Git, cosa vuol dire la parola, i sistemi di versionamento. Prende gli internals di Git, cioè come Git memorizza gli oggetti internamente, e arriva fino ai comandi da usare per ottenere il risultato. Non è per tutti, perché è difficile? No, non è per tutti perché se siete programmatori e avete dimestichezza con strutture dati, grafi, navigazione di strutture dati, eccetera, eccetera, vi sarà molto più semplice apprendere i dettagli anche avanzati di Git usando questo approccio qui. Non è il primo approccio che consiglierei, ma è un approccio molto molto efficace. Quindi ve lo dico, non cominciate da questo, è comunque open source questo, è stato reso open source. Quando io ho cominciato a usare Git era a pagamento, adesso è stata acquisita l'azienda, è stato messo open source, che è una bella notizia. E, last but not the least, qui, questa sera, alle 22.52, c'è Filippo che usa un approccio diverso dal mio, quindi va dentro Git e fa una trattazione di Git un po' più avanzata come strumenti, ma tratta lo stesso tema. Quindi per quelli di voi che sono rimasti un po' a bocca asciutta, per quelli che hanno già visto e il mio talk è stato troppo di alto livello, probabilmente questa sera è pane per loro. O se qualcuno di voi adesso passa il resto della giornata a impratichirsi ed è pronto questa sera, andate a sentirlo perché il talk è molto bello, l'ho visto ieri. Io ho concluso, abbiamo ancora qualche minuto per le domande e rimango qui fino a domani, quindi se vi viene un dubbio anche stanotte, vi svegliate tutti sudati su una cosa su Git, mi trovate qua in giro, quindi fermatemi, ci beviamo una birra, chiedetemi quello che volete, sarà un piacere e vi ringrazio. Io ti volevo fare una domanda riguardo i fork e tipo, vabbè, poi merge, cioè se fork è tipo soltanto una cosa di GitHub o si può fare anche su una repository locale, e poi merge, se potevi dire qualche parola riguardo quello, quindi Mi spieghi un po' meglio
dei fork, cosa che volevi sapere che non lo... E io per esempio so che su GitHub puoi forcare il progetto, vai tipo in alto a destra, è così, se era una funzionalità anche in Git o è tipo una cosa che ha fatto GitHub per questioni di convenienza del tipo di copy repository da te e... No, allora si chiama fork perché tecnicamente... Sì, forchi il progetto. Sì. Come te la dico senza diventare complesso? Quando forchi un progetto tu ne fai una copia e quella copia non è più di proprietà, passami il termine, dell'autore originale, ma diventa di tua proprietà. Cosa vuol dire? Vuol dire che è nell'account GitHub tuo, in quel senso, di tua proprietà, non che il software diventa tuo. Ok? Ah, e sì, a quel punto tu puoi fare branch, cancellare roba, cancellare la storia precedente, cioè ne diventi l'owner, il proprietario, nel senso di puoi fare quello che vuoi, cosa che non ti è permessa nel repository originale. Se io ho un progetto open source e tu lo forchi, puoi fare quello che vuoi sulla tua copia, ma non puoi fare niente sulla mia. Quindi non è né più né meno che fare l'operazione di init che abbiamo visto prima, cioè, se io lo volessi, copiartelo, lo volessi fare da linea di comando, fare git clone e poi git commit nella mia, però esattamente. Ok, e poi se potevi spendere qualche devi fare, tappatevi le orecchie tutti, perché clone non l'abbiamo visto, devi fare git clone, sì, e devi fare git push sul tuo, in remoto, e poi commit e push. A quel punto, almeno una volta devi fare clone e push, perché se fai clone non puoi pushare da nessuna parte, puoi fare tutti i commit che vuoi, ma rimangono da te. Sì. Ok. E poi se potevi spendere qualche parola sui merge, insomma. Ok. Così, qualcosa... quello che vuoi. Diamo il benvenuto a Filippo, di cui vi ho parlato un secondo fa. Vengono tutti stasera da te loro, eh? Gli ho promesso che gli paghi una birra alla fine del talk. Ok, il merge è un'operazione che prende due linee di sviluppo separate e le fonde in una. Letteralmente è questo. Quindi è un'operazione in genere che si fa quando collabori con altre persone, in più persone su un progetto, per cui ognuno per esempio fa una piccola funzionalità e poi queste funzionalità devono tutte quante tornare assieme nello stesso punto. L'operazione con cui dei rami separati ritornano nel ramo principale si chiama merge e la puoi fare con due o la puoi fare con 4784, è uguale, perché sono qui andiamo proprio nei dettagli, tu in qualunque punto della storia puoi separare n rami, esattamente come un albero. In qualunque punto del fusto possono dividersi tutti i rami che servono. In Git la fortuna è che questi rami possono ritornare nel fusto dopo. O no, dipende dal tipo. Se tre persone sviluppano funzionalità, si dividono in tre branch e poi li mergi perché devono essere realizzate, sì. Oppure tu domani mattina dici, guarda, sai che c'è? Voglio riscrivere lo scheduler del kernel di Linux. Te lo tiri giù, ti fai un branch, scopri dopo sei mesi di lavoro notturno che forse è un po' più complicato di quello che pensavi e butti via il branch. Cioè, alcuni branch nascono esplicitamente con l'idea di dire non sporco la linea principale, faccio un tentativo. Lo posso fare con Git perché? Perché è estremamente economico, sia in termini di risorse e di tempo, fare tentativi. Sviluppo non lineare, si diceva prima. Concretamente vuol dire questa cosa qui. Vuol dire in qualunque punto dico ok, vado lì, provo, funziona, lo mergio, non funziona, butto tutto, tanto quello che c'era non ho toccato niente. Allora, i conflitti quando fai merge. Git è furbo, è molto intelligente nel risolvere i conflitti, è molto bravo con i file di testo e diventa più bravo se fai commit piccolini. Quando non fai commit piccolini e vai in difficoltà e ci sono dei conflitti, ti dice, guarda, hai cercato di mergiare 2437 branch, ci sono questi 6 file, sei culo se no sono 600, che hanno dei conflitti, risolvili, perché io non riesco a risolverli. E quindi si ferma e si mette in uno stato in cui ha mergiato quello che riusciva a mergiare, cioè ha fuso le storie, quello che non è riuscito a mergiare te lo segna e dice guarda, questo pezzo arriva da questo branch, quest'altro pezzo arriva da quest'altro branch, quest'altro pezzo arriva da quest'altro branch, adesso dimmi tu cosa vuoi fare, quando li hai sistemati tu puoi committare. Quindi funziona lo stesso ma necessita dell'intervento tuo, umano, per poter portare a termine il commit. Abbiamo ancora 45 secondi.
si tappino tutti le orecchie. E il comando che dicevi prima, quando il cliente chiama e non puoi dirgli guarda 5 minuti, da usare con estrema parsimonia. Ok. Il comando è stash, S-T-A-S-H. E cioè, quindi tu fai stash e ce l'hai da una parte, e puoi fare quello che ti pare. Poi per riprendere da dove eri prima, fai git stash pop. Ah, e, okay. E te lo ritira fuori. O apply, dipende se vuoi cancellare. È come se ti scrivessi quello che hai fatto su un post-it, lo attacchi al monitor e poi prendi il post-it e lo ricopi dentro. Però da usare con cautela. È una cosa che non si dovrebbe sapere. Okay. Fa parte del, come dire, dell'alveo molti nemici, molta gloria. O se soffro c'è più soddisfazione, ok. Ah, ok, grazie. Quindi con molta attenzione. Me l'ha detto un amico. Rebase. Il comando più potente, rebase. Prego. No, è il comando che cambia la storia precedente. Fa apparire cose che non c'erano e fa sparire cose che c'erano state prima. Ok, credo che il tempo sia finito. Io vi ringrazio e vi rinnovo l'invito se volete chiacchierare per il campo.